2019 abbiamo continuato con il nostro leitmotiv di coinvolgimento della città, quindi anche durante i festeggiamenti del 60° di Somma, ma abbiamo anche continuato la realizzazione di opere pubbliche che riteniamo necessarie, utili a migliorare i collegamenti e la mobilità all'interno della città e a migliorare i luoghi in cui i sommesi si ritrovano, quindi le scuole e non solo. Ne cito una, storica, da 40 anni si aspettava la risoluzione del famoso allagamento di Via del Rile. E finalmente quell'opera è stata realizzata. Per il resto non posso che essere orgoglioso, ad esempio, per quanto riguarda i festeggiamenti del 60°, di due questioni. La prima, il fatto di poter avere finalmente una bandiera civica di Somma Lombardo, con decreto del Presidente della Repubblica, e anche la visita di Liliana Segre a Somma Lombardo. Per quanto riguarda il 2020, mi limito ovviamente ai primi 5 mesi di mandato, partiranno molte opere importanti e qualificanti e saranno terminate appunto prima di quella data. Penso alla riqualificazione del Viale del Moro, tanto caro ai sommesi, ma anche tutta una serie di opere viabilistiche che serviranno appunto a migliorare la viabilità a Somma Lombardi e anche interventi nelle scuole. Quindi, per dire, il meglio deve ancora venire.